Mister Reia, buona la prima, come si suol dire, ed è sempre importante partire bene. No, al di là del risultato, quello che mi interessava è vedere la crescita di questa squadra. E soprattutto il primo tempo abbiamo giocato molto bene, hanno creato parecchie opportunità. Purtroppo non l'abbiamo concretizzato, ma questo non deve succedere perché oggi le abbiamo avute. Però quando giochi come l'Inter domenica, se ti capita un'opportunità bisogna cercare di concretizzarla. Ecco, sotto questo punto di vista bisogna fare dei passi in avanti, più lucidità e soprattutto più concretezza. Però mister, queste sono partite insidiose perché sulla carta si è favoriti, poi abbiamo visto anche gli ultimi risultati di altre squadre, insomma, che non è proprio così. Sì, no, difatti mi ero raccomandato sia stamattina che anche ieri di non prendere sotto gamba. Queste partite sono quelle che ti fregano. Difatti abbiamo visto, noi abbiamo attaccato, non l'abbiamo messa dentro, loro sono venuti giù una volta, hanno creato un paio di opportunità in fase difensiva, abbiamo avuto qualche problema, qualche volta, ma è così, se non riesci a chiudere le partite quando hai l'opportunità, poi soffri, come abbiamo sofferto poi il primo tempo su un paio di situazioni loro, anche sui calci d'angoli. Niente, sono soddisfatto della prestazione, anche del gioco, perché abbiamo fatto delle buone manovre, abbiamo creato le catene sia a destra che a sinistra, delle volte c'era solo sulla destra, così questa catena che funzionava, mentre le altre volte un po' meno a sinistra, invece oggi abbiamo avuto sia da una parte che dall'altra continuità d'azione, era quello che chiedevo alla squadra, moderatamente soddisfatto. Adesso c'è una settimana e poi inizia il campionato, arriva questo inizio difficile, importante a San Siro contro l'Inter. Beh, direi importantissimo, un bel esordio a San Siro, meglio di così l'Atalanta non poteva capitare, vedremo di prepararci bene durante la settimana e andare lì e rendere la vita difficile all'Inter, sappiamo bene che questa è una squadra di grandissimo livello e noi dovremmo fare una partita più che perfetta per poter venire a casa con un risultato positivo.